Stelle di grande massa terminano la loro vita con catastrofiche esplosioni, note come supernove. Il risultato di queste immani esplosioni sono nebulose estese che prendono il nome di resti di supernova. Questo modello è il risultato di sofisticate simulazioni idrodinamiche che descrivono l'evoluzione e la struttura di uno dei più studiati resti di supernova della nostra galassia. Il suo nome è Cassiopea A ed è ciò che rimane di una stella esplosa circa 350 anni prima. Le strutture rosse indicano materiale stellare ricco di ferro, quelle blu indicano materiale ricco di silicio e zolfo. La struttura trasparente di colore arancione, nella parte più interna, indica un'onda d'urto trasmessa attraverso il materiale stellare a seguito dell'interazione di tale materiale con il mezzo ambiente. La superficie trasparente più esterna indica l'onda d'urto della supernova trasmessa attraverso il mezzo circumstellare. L'immagine che passa per il centro del modello è stata ottenuta combinando osservazioni in banda visibile e nei raggi X di Cassiopea A, osservazioni raccolte con i telescopi spaziali Hubble e Chandra rispettivamente. Il materiale che si trova tra l'onda d'urto trasmessa e quella riflessa ha temperature tra le decine e le centinaia di milioni di gradi.